non essere ribelle e indifferente, ma invoca Cristo proprio oggi. Entra nella tua camera, dice il Signore nel Vangelo. Chiudi la porta e invocami. Con tutto il cuore Gesù ti risponderà. Ti darò un segno che lui è vivente. Trasformerà la tua vita. Amen. Ti darà la vita eterna. Alleluia. Ti darà quella pace che il mondo non ti potrà mai dare. La vera pace è Gesù, Ravenna. E se il Signore ci mette in cuore di predicare il Vangelo in questo luogo, alleluia, ad alta voce, è perché Gesù Cristo ti vuole salvare. Perché il mondo, gloria a Dio, il mondo sarà distrutto col fuoco, dice la Bibbia. E tutte le profezie scritte nella Bibbia si stanno compiendo. Città di Ravenna, salva la tua anima prima che sia troppo tardi. Gloria a Gesù, a te la gloria. Di Noè, così avverrà, alleluia, che l'uomo mangiava, beveva, si sposava, lavorava, alleluia, ma nessuno credette a Dio, anzi prendevano in giro Noè, alleluia, ma Noè credette a Dio. Amen, alleluia. Nel diluvio Noè salvò, lui si salvò, lui e la sua famiglia, alleluia. Ma tutti gli altri uomini che non ascoltarono la parola di Dio, gloria a Dio, perirono, perché poi venne il diluvio e li distrusse tutti. E così si sta avverando ancora in questo tempo. Avverrà che il Signore, gloria a Dio, ritornerà. Gesù sta per ritornare. Alleluia. E vuole, perché vuole scamparti dalla distruzione e dal giudizio che si sta per abbattere su questo mondo. E se tu oggi, come ai tempi di Noè, accetti Cristo, entri nell'arca, che oggi è Gesù Cristo. Cristo salverà te e la tua famiglia. Amen. Cristo salverà la tua anima. E alleluia. Tu dal fuoco eterno. Amen. Perché senza Cristo, gloria a Dio, c'è il fuoco eterno, dove sarà il pianto e lo stridore di denti. Gloria a Dio. Invoca oggi, città di Ravenna, il nome del Signore, perché se c'è, gloria a Dio, se sei in vita hai ancora speranza, caro che ascolti, o cara che ascolti, perché se oggi tu invochi Cristo con tutto il cuore, ovunque tu vuoi, lui è onnipresente, alleluia, lui ti ascolta ovunque. Gesù, gloria a Dio, salverà la tua anima, Gesù benedirà la tua vita, Gesù ti toccherà con la sua presenza, alleluia, perché Gesù Cristo vive, alleluia, entra nell'arca.